C'è grande soddisfazione, un palazzetto pieno di entusiasmo, di campioni, ma anche e soprattutto di tanti giovani, di tecnici, di dirigenti, tutti quanti uniti da un grande amore per una città. Sì, l'amore e la soddisfazione di aver ricevuto un riconoscimento per il quale abbiamo lavorato tanto, e quando dico abbiamo è veramente stato un lavoro di squadra composto dagli uffici del comune, ma soprattutto dalle società sportive che hanno collaborato sin da principio. Hanno offerto un'offerta davvero ampia, dallo sport per tutti a anche eventi davvero importanti di caratura nazionale e internazionale. Quindi con questi soggetti abbiamo creato un calendario dello sport davvero incredibile per il 2016 e lo abbiamo presentato la presenza del dottor Lupatelli, presidente di Access Europe, un messaggio importante che avviene soprattutto in un momento importante in cui il terrorismo colpisce proprio il cuore dello sport, e quindi con grande risposta noi prepariamo questi eventi e dimostriamo che lo spirito di sacrificio, la fratellanza, la solidarietà, la lotta alla xenofobia, al razzismo, attraverso i valori dello sport porteranno avanti un messaggio, quello che La Spezia e lo sport non si fermeranno. Non si fermeranno, anche perché ci saranno eventi praticamente tutti i fine settimana, anche durante negli infrasettimanali, eventi di calibro non soltanto regionale ma anche nazionale, internazionale. Beh, iniziamo subito da oggi pomeriggio per rimanere sempre in forma. Domani c'è la 21esima edizione della Gran Fondo che raccoglie 1700 atleti. In contemporanea parte da Vivi in Città, 33 anni di Vivi Città, e ne raccoglie altri 1500 atleti. Vuol dire una città in qualche modo ferma e che ruota intorno agli eventi sportivi, quindi 3500 persone in città pronte per fare sport in un clima anche accogliente, e la città ringrazia. Tra l'altro in mano avevi prima un pezzo del tricolore tagliato in occasione dell'inaugurazione del Montagna, un impianto che veramente è destinato ad avvicinare sempre più tanti giovani spezzini allo sport. I lavori sono iniziati proprio da qualche giorno ed è con grande emozione che lo dico, ho sempre quel pezzettino negli eventi più importanti della mia vita, perché mi dà coraggio, mi dà la sensazione che davvero nulla è impossibile. Tantissimi amministratori avevano provato a portare a casa quel pezzo e ce l'abbiamo fatta regalandolo alla città. Dobbiamo essere davvero la pista di atletica più bella d'Italia e ci riusciremo con il finanziamento stanziato, e i lavori saranno finiti verso la fine di quest'estate. Sindaco, un riconoscimento importante per la città della Spezia, città europea dello sport, un calendario di eventi nel 2016 davvero fittissimo. Beh sì, siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, diciamo che è un ulteriore stimolo, una spinta in più ad andare avanti per un percorso che davvero, come dire, è ricco di prospettive, ricco di possibilità. Penso solo ad esempio a quello che ci permetterà di fare la gestione del campo montagna con l'apertura alla città, con il rifacimento degli impianti sportivi, soprattutto quello di atletica leggera. Penso a esperienze come quella del liceo sportivo che si sta attivando molto bene. Insomma, diciamo che ci sono tutta una serie di condizioni, a partire dalle grandi e straordinarie opportunità che ci offre il nostro territorio per gli sport all'aperto. Ci sono tutte le condizioni per fare non solamente del 2016 un anno denso di iniziative e di proposte, ma di fare, come dire, del futuro di questa nostra città un futuro, come dire, molto orientato in questa direzione dello sport, soprattutto lo sport quello popolare, quello diffuso, quello che riguarda le famiglie, i bambini, tutti quanti, senza naturalmente rinunciare all'ambizione dei risultati. Presidente, perché quest'anno La Spezia è città europea dello sport? Beh, è diventata città europea dello sport perché l'anno scorso si era candidata, la Commissione europea l'ha visitata, hanno presentato un programma, un progetto valido, è stata promossa. Il 26 e il 16 novembre l'anno scorso al Parlamento europeo gli è stata data la bandiera di città europea dello sport. Prima è stata presentata al Salone d'Onore del CONI al Presidente Malagò, quindi tutte le fasi di attribuzione sono passate nel 2015. Ora è l'anno di città europea dello sport, deve fare 365 giorni di attività sportiva,
perché il titolo di città europea dello sport non è per un giorno, una settimana o un mese, è un anno. Quindi mi sono contento che l'assessore allo sport abbia favorito un mese di sport gratuito in tutte le palestre per promuovere le attività sportive. Questo sicuramente è servito affinché più cittadini di La Spezia facessero attività sportiva. Per noi quello che interessa è l'attività motoria per la salute e il benessere dei cittadini. La Spezia città europea dello sport è una delle sue più brave interpreti a livello sportivo, protagonista anche alle Olimpiadi di Londra 2012, Erika Barbieri. Quello che ti chiediamo subito è un ricordo di quella che è stata la, immagino, più bella avventura sportiva che hai vissuto. Sicuramente uno dei ricordi più belli è la partecipazione alle Olimpiadi e l'emozione forte che c'è stata durante quell'evento, anche se è durata poco, anche se diciamo è stata solo un incontro, però vivere l'atmosfera e la grandezza di questo evento sportivo è stato veramente qualcosa di, per cui diciamo sono valsi la pena tutti gli sforzi e l'impegno profuso nel corso degli anni. E altri ricordi sono legati ovviamente a tutto il percorso fatto per arrivare là. Il tuo rapporto con la città della Spezia? Me ne sono andata giovane a Roma a 19 anni per studiare e poi per proseguire diciamo con lo sport, per avere maggiori sbocchi a livello sportivo, ma dopo 13 anni sono voluta tornare a Spezia perché mi mancava il suo territorio, il fatto comunque sono cresciuta qua e sono legata alla città, agli amici che tuttora ho qua, che sono legati anche loro all'attività sportiva, al judo e tutto, e poi vabbè la famiglia. Complimenti Margherita, complimenti per la tua carriera e anche per quello che è il percorso che la tua squadra sta compiendo. 24 partite, tutte senza sconfitta. Sì, abbiamo iniziato a lavorare sodo già a inizio anno, un gruppo composto da 4 senior e 8 giovani e abbiamo iniziato sodo, abbiamo raggiunto 24 vittorie consecutive grazie appunto all'aiuto delle senior che ci hanno guidato, ci hanno fatto emergere, abbiamo infatti trovato spazio durante il campionato. Adesso però siamo primi automaticamente, ma abbiamo la fase del playoff che come sempre sono una cosa a parte nel campionato e anche a livello giovanile abbiamo raggiunto comunque un obiettivo importante, terzi in Italia alle finali nazionali che ci eravamo diciamo come prefissate e siamo molto soddisfatti del lavoro fatto. Nello sport si ricorda di te perché sei stata protagonista anche del trofeo delle regioni, ormai sono passati 3 anni, cosa ti lega a questa disciplina? Già 3 anni fa abbiamo fatto il trofeo delle regioni e è un'esperienza che ricordo ancora perché sono stati anni in cui ho legato anche con molte compagne e comunque ho iniziato a giocare a basket perché mia mamma giocava, anche mio zio, diciamo una passione di famiglia che spero di poter protrarre nel tempo. Il tuo sogno? Ovviamente giocare nella massima serie o anche mi piacerebbe giocare in America, anche in un college americano, poi la nazionale ho un raduno la prossima settimana e mi piacerebbe continuare anche a vivere questa esperienza. Perfetto. Facciamo una foto. Danilo Caluri, si festeggia oggi un importante riconoscimento per la città della Spezia, città europea dello sport nel 2016, città alla quale sicuramente tu sei molto legato. Assolutamente, beh, una città dove sono nato, dove sono cresciuto, mi sono formato prima di andare a fare il mio giro, diciamo, da professionista per le varie città in Italia. Quindi sono anche contento di partecipare a questa importante iniziativa a livello europeo. Noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa ci chiedano. Il tuo amore per il basket, da giocatore e da dirigente? Beh, da giocatore a volte non te l'aspetti perché chiaramente ci metti tutto l'impegno possibile e poi diciamo penso di essermi meritato di questa chance
andare via nel 74, ho fatto un grande campionato di B, sono arrivato nel mio ruolo terzo in Italia, ancora conservo gelosamente Guerin Sportivo dove c'è questa classifica, e da lì sono approdato all'A con Brescia, con Gorizia, con Alessandria. Credo di aver fatto insomma una buona carriera, che sta dietro solo a Samuele Podestà, Ario Costa in Liguria, di questo sono orgoglioso. Poi mi sono impegnato dopo, ho fatto gli ultimi 2 anni da professionista a Cagliari, e quando sono tornato mi sono impegnato, sono 30 anni che sto cercando di portare avanti la pallacanestro, essendo una delle società diciamo leader in Liguria. Speriamo di poter, stasera c'è la finale, speriamo di poter arrivare almeno a una Serie B. È stato sottolineato più volte, Chico Leporati, il fatto che una delle più buone notizie per la Spezia sportiva è sicuramente il campo montagna, un campo montagna che anche quest'anno vivrà veramente con tanti eventi, ed è questo insomma quello che è un obiettivo condiviso da tutti, da voi prima di tutto uomini e donne dell'atletica, ma si può dire anche dalle istituzioni. Ma noi riteniamo che l'atletica sia un po' la scuola per tutti gli altri sport, quindi in un campo di atletica, in particolare nel campo montagna, che sarà fatto e diventerà una struttura bellissima, perché io ho visto il progetto, sono iniziati i lavori, vedo come stanno lavorando, quindi diventerà una struttura invidiata da tutti, e quindi si potrà fare delle cose bellissime per l'atletica e per un uso diciamo mutuato con tante altre discipline, naturalmente facendo atletica, perché l'atletica, io senza presunzione ritengo che sia uno sport profondamente formativo in funzione di tante altre discipline. Il cammino della Spetec du Ferco Cari Spezia va insomma in questa direzione. Progressivamente lavorate con le giovani per farle diventare delle campionesse. Noi lavoriamo con i giovani e poi cerchiamo di assecondare una crescita che senza eccessi, che diciamo nel corso della carriera mantenga quello che si intravede nelle premesse, quindi se un ragazzo è portato per fare atletica di vertice, noi cerchiamo di assecondarlo in questo senso. È chiaro che questo non si può fare con tutti, però questo non significa che nell'atletica non si abbia successo comunque, perché l'atletica ti dà la possibilità di vincere comunque nei confronti di te stesso, quindi di migliorarti, cioè non esiste mai uno che vince, uno che arriva secondo, insomma, altrimenti sarebbe troppo frustrante questa cosa. Noi la insegniamo un pochino diversamente, insegniamo che si può fare tante cose. 2016, ci puoi aiutare a fare qualche nome dei tuoi atleti, delle tue atlete che potrebbero brillare in campo nazionale? Ma io mi auguro, naturalmente ci aspettiamo la conferma di Chiara Ferdani, che adesso ha avuto un piccolissimo infortunio, si è curata qualche settimana, però secondo me farà bene. Ci sono i campionati mondiali juniores, mi pare quest'anno, al quale lei sicuramente otterrà il minimo e parteciperà, credo nei 1500 metri. E poi noi puntiamo sulla crescita, per esempio, di una sprinter, Elena Arena, che ha fatto molto bene l'anno scorso e in questo scorcio d'inverno ha partecipato ai campionati assoluti, ha superato un turno, è arrivata in semifinale, quindi è arrivata nelle prime 20 d'Italia a livello assoluto, e ci aspettiamo che sui 100 metri, che è una gara un po' diversa rispetto ai 60 indoor, dove lei si esprime meglio, possa migliorare questo tipo di ranking nell'ambito delle giovani velociste italiane. E poi aspettiamo un bel rientro, bei risultati da Silvia Mazzi, una nostra stista che è molto vicina ai 4 metri, una ragazza che ha già fatto 3,90. 4 metri si entra nell'eccellenza nazionale, insomma sono poche le ragazze che lo fanno, è una giovane. Poi Alice Napoletano nel mezzo fondo, Lea Simonini che dovrebbe recuperare una situazione buona come 2 anni fa, quando era tra le migliori juniores d'Italia. Insomma, abbiamo sicuramente dei giovani notevoli. Naturalmente non mi dimentico neanche di Eleonora Martini, che è stata fino a qualche anno fa la nostra atleta di punta, che si è laureata, lavora nella farmacia ospedaliera di Chiavari, ma si ritaglia il tempo per allenarsi.
e secondo me farà bene perché se non altro noi siamo riusciti a far amare l'atletica a tutti questi ragazzi e quando ottieni questo obiettivo poi dopo le cose vengono di conseguenza, cioè creare mentalità nei confronti di uno sport che è sicuramente di pronta presa sui giovani, perché all'inizio sembra una cosa difficile, dura e anche un po' noiosa, però in realtà poi dopo quando tu ti confronti con tempi, risultati, hai veramente trovi la tua dimensione e trovi lo spunto per poterla migliorare sempre. Anastasio e Francesca, premiate oggi dal Comune della Spezia per i risultati importanti ottenuti in campo internazionale. Anastasia, un argento, due argenti agli europei e ai mondiali, una grande emozione aver portato i colori della Spezia, il nome della Spezia nel mondo. Sì, diciamo che noi miriamo sempre al primo posto, però non sempre si può... Vabbè, come dico sempre, l'importante è partecipare, dare il massimo. L'argento, diciamo che è un ottimo risultato, è un passaggio dal bronzo, quindi la prossima miriamo all'oro, ecco. È bello vedere che dietro questi risultati crescono giovani promesse come Francesca, che ha conquistato una bella medaglia in Spagna. Ma sì, guarda, io purtroppo sono rimasta a casa, volevo esserci anch'io là, però ringraziando a Raffaella... Col cellulare mi faceva proprio vedere in diretta il video, è stata un'emozione pazzesca, nel senso che insomma vedere le stesse passioni, emozionarsi al di fuori di me, cioè vedere un'atleta strepitosa su quel tatami di due giorni di combattimento, è stata veramente un'emozione unica, indescrivibile, come dico sempre. Hai vinto tanto, che cosa rappresenta per te lo sport? Ma per me lo sport rappresenta momenti belli dove io penso tutti gli atleti e non, perché sempre si può diventare a qualsiasi età atleta, rappresenta quella sensazione che si porta all'interno di noi stessi. Oltre a emozionarci, ci dà anche la forza di volontà di vivere ogni giorno con obiettivi sempre più forti. Francesca, quali emozioni hai provato a Madrid? Allora, era il mio primo mondiale, quindi già essere lì era tanto. E poi avere comunque, io portavo il nome di Spezia, ti sentivi un peso addosso, un peso bello però, e poi c'era tutto il tifo dell'Italia dietro, e salire poi sul podio è stata la gratificazione ai sacrifici che si fanno durante le preparazioni, il non uscire fuori il sabato pomeriggio ma chiuderti in palestra, ma lo fai perché hai il cuore e la passione di farlo, non è un sacrificio. Due preziose compagne di viaggio come Raffaella e Anastasia, insomma, fanno veramente comodo. Direi che se loro mi hanno preparato tanto, ma non solo a livello fisico, anche psicologico, mi hanno supportato nei crolli, perché comunque ci sono i picchi e ci sono i crolli nella preparazione prima di arrivare, e loro mi hanno supportato in tutto e soprattutto mi hanno passato la passione di voler girare il mondo e voler portare il nome dell'Italia in giro per il mondo e far vedere che noi ci siamo. Anastasia, in chiusura, lo scorso anno sei salita tu sul palco di Stelle nello Sport, quest'anno provate a portarci tutta la società. Sì, sì, noi ci proviamo perché comunque abbiamo nuovi campioncini, questi bambini che migliorano ogni giorno, e ringrazio molto anche i genitori perché comunque noi siamo già adulte, quindi siamo noi ad andare in palestra, invece c'è anche il sacrificio della famiglia. E quindi cioè, addirittura per Francesca siamo riusciti a fare un pranzo con tutta la società, insomma, siccome prima di partire in un mondiale avere una spinta positiva dai genitori e dai bambini stessi, siccome ti dà una carica immensa, quindi di far bene e di continuare. Quindi ringrazio i ragazzini, i bambini, e quindi io davvero spero Stelle nello Sport di portare la nostra società, non la mia, perché è di tutti,
e quindi di salire su quel palco per fargli capire ancora di più quanto è importante questo, per dare il valore allo stelle nello sport. Finalmente c'è un riconoscimento per la città, per tutta la città e per tutto lo sport spezzino, che ha dato tanto in tutti gli sport, ora judo, pugilato e cose del genere, ma l'importante è vedere tanti ragazzi così che fanno sport, ecco, è questo, ed è un onore per me essere proprio qui. Il suo contributo alla Spezia sportiva importante in questi anni? Sì, abbiamo una società che va molto forte, tra le prime della Liguria, abbiamo avuto molte medaglie ai campionati italiani, in 2 anni che siamo aperti, 3 anni, dal 2011, 5 anni, abbiamo preso 3 o 4 medaglie agli italiani, abbiamo una ragazzina che è stata convocata, ora purtroppo non è più della nostra società perché si è trasferita a Torino, ma è stata convocata per la nazionale italiana giovanile, e quindi per la nostra realtà è tanto, tantissimo. E operate all'interno di questo palazzetto? Questo palazzetto, sì. Ma la storia del judo spezzino è pieno. Forse Spezia è una delle città che ha dato di più al judo italiano. Nonostante non si sia in tanti, però è una di quelle che ha dato di più. A livello promozionale qual è il segreto per avvicinare sempre più giovani? La serietà. La serietà, la disponibilità e soprattutto un grande sacrificio. E Erika, prima l'abbiamo vista qui, è un esempio, che è nata ragazzina qui in un'altra società, però è arrivata alle Olimpiadi. Non tante città possono vantare nel judo un'olimpionica. Se mi lascia una mail.